Ciao a tutti! Ciao! Ciao Alissa! Ciao! Senti, che cos'hai lì? Qui ho un gioco! Bello! Ci giochiamo insieme? Sì! Che bello, evviva! Ok, fammi vedere che gioco è però prima. Aspetta che non lo vedo! Allora, si chiama Duck Game! Il gioco delle papere, va bene? Come si gioca? Fammi vedere! Allora, c'è una papera... E si danno i colpi del martello e chi la fa cadere ha perso, vero? Sì. Ok, apriamola. Vediamo cosa c'è dentro. Una bustina. Le istruzioni. Ok. Queste non ci servono perché sappiamo. Voglio vedere. Aspetta. Si mangiano questi? No! Sicura? Sì. Ok, ragazzi, questa parte è un po' noiosa perché dobbiamo sistemare tutti i cubetti uno alla volta. Ecco, aiutami Alissa. Io ti sto aiutando. Non è vero, Alissa non sta facendo niente. Non Alissa perde tempo. Non è vero. È una sfaticata. Ecco. Guarda, mi sto mettendo. E solo che tu ti metti davanti. Ma perché io sono più bello, guardate. Mi metto davanti così tutti mi vedono. Mi fai solo ridere. Con i miei begli occhi romantici. Come sono bello. È vero che sono bello? Pazzo. Mi fai ridere. Io non faccio ridere, io sono una persona seria. Anche se in realtà non sono una persona, vabbè. Comunque, sono una mano seria. Siamo già a metà, che bello, fra poco giochiamo. Allora, come va? Ecco qua, lo sapevo che alla fine il lavoro lo dovevo fare tutto io. Ok ragazzi, l'abbiamo montato. Sei contenta, Alissa? Sì. Ecco, adesso dobbiamo spiegare come si gioca, perché se non spieghiamo come si gioca non riusciamo a giocare. Allora, come vedete qui abbiamo messo l'anatra al centro della piattaforma dopo che abbiamo incastrato tutti i blocchetti. Adesso sì, è un'anatra. Ma è una paperella. Vabbè, una paperella comunque. La paperella al centro dello stagno. Adesso noi abbiamo due martelletti, uno per uno, ok? Bene, e qui invece c'è una rotella da girare. A turni si fa girare la freccia. E in base a dove finisce bisognerà fare qualcosa. Per esempio, se finisce sui blocchi azzurri chiari, allora bisognerà toglierne uno azzurro chiaro. Se invece finisce su quello scuro, bisogna togliere quello scuro. Se invece finisce su questo, dove ci sono tutti e due, vuol dire che puoi scegliere tu quale togliere, se quello chiaro o se quello scuro. Se invece finisce sul divieto, salti un turno e quindi sei fortunato, perché così non fai cadere niente. Chi vince e chi perde? Allora, perde chi fa cadere la paperella. Inizia tu. Gira la freccetta. Blu. Ah, non è caduta. Ok, tocca a me. Anche io blu. Oh. Però non è caduta. Tocca a te. Allora, voglio fare questo azzurro chiaro. Sì. Brava! Ok, tocca a me! Chiaro! Ho paura! Ma questo è bloccato. Proviamo questo. Chiari! Oh, vediamo! Ti è andata bene! Lo salto, tocca a te. Scelgo e stavolta voglio fare il blu. Sì. Questo è sceso facilmente. Infatti. Ok, tocca a me. Blu. Questo sta già scendendo. Che fortuna. Tocca a te, Alissa. Scelgo io. Voglio fare un blu. No, quello non è. Vabbè, scusa. Ragazzi, qua la cosa si sta mettendo male. Guardate, la paperella sta per cadere. Devo anche respirare piano, perché se respiro troppo forte, secondo me cade. Posso scegliere io il colore.
Ok. No. Questo. Ok, tutto bene, vai Alissa. Chiaro. No! È caduta la paperella, è caduta. Ho vinto io. Che bello! Ti sei divertita? Sì. Facciamo un'altra partita? Sì. Yeah. Aspetta, però manca anche un'altra cosa di divertimento. Ehi, ma cosa c'entro io? Ma lasciami perdere. Sì, ma vicino. Dammi un attimo. Dammi un attimo. No, lo dammi so un attimo. No, lo so che me lo vedo in testa. Ecco, così ti impari. Vabbè ragazzi, adesso noi vi salutiamo perché dobbiamo farci un'altra partita in privato. Comunque questo gioco è molto carino, lo abbiamo preso da Tiger. Intanto vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ma tu come ti chiami? Ah, non mi sono presentato? Il mio nome è Pollo. Ti piace? Sono Pollo. Anche se in realtà non sono un pollo, eh. È solo il mio nome, ma non sono un pollo veramente. Ok? Cosa c'è da ridere, scusa? Trovi buffo il mio nome, scusa? Sì. Ragazzi, vi sembra un nome stupido, Pollo? A me no, anzi sembra un nome serissimo. Alissa è un nome stupido, sentite. Alissa. Alissa, ma che nome è Alissa? Pollo invece è un nome serio e di classe. Vabbè, non la capisco. Ragazzi, vi saluto perché qui sono tutti matti. Ciao! No. Sì, ciao. Al tuo nome stupido, anche perché sei un pochino più pazzo. Non è vero, ragazzi, non sono pazzo, ma qua non stiamo cambiando più niente! Se io sono pazzo, allora lei cos'è? Siamo gemelli, Pollo e...